Allora, stiamo parlando di larve di Limantria. Ecco, il dottor Pino Ruglio ci sta adesso facendo vedere una larva. E in che stato è, dottor Ruglio? Questa è seconda età. Ecco, questa è una fascia, è una fase della larvatura che è già pericolosa, perché iniziano a mangiare sulle foglie giovani, adesso si spostano, salgono sui germogli e iniziano a mangiare. In questa fase sono molto molto sensibili al prodotto che noi stiamo dando e quindi la mortalità in questa fase è molto alta. Ecco, lo ricordiamo, dottor Ruglio, che il prodotto dato è la cosiddetta lotta biologica, che si fa con un... Si fa con il Bacillus thuringiensis. È un batterio che esiste normalmente in natura, attacca le larve, è stato riprodotto in laboratorio e viene dato in campo sulle foreste. È un prodotto assolutamente innocuo per tutti gli animali a sangue caldo e per tutti gli altri insetti, api. E chiaramente anche per l'uomo. Anche per l'uomo, logicamente, ed è dannoso solo per le larve dei lepidotteri, quindi attacca specifico e attacca solo le larve dei lepidotteri. Dottor Ruglio, è un lavoro che è iniziato il 2 di maggio, se non ho capito male. Siamo al 19, quindi 17 giorni. Dovrebbe durare un pochino di meno, però alcune diciamo così, disavventure climatiche non vi hanno concesso, non vi hanno permesso di poterlo fare in minor tempo. Ecco, dove siete stati in questi giorni di irrorazione? Abbiamo incominciato a trattare la zona di Abbasanta, poi siamo passati nella zona del Gocciano, quindi Bono e Lorai. Abbiamo trattato la zona di Berchita Monti. Da lì poi siamo passati alla zona di Nuoro Rune e alla zona di Fiorentini, quindi Nugheddu, San Nicolò e Bultei. E adesso ci troviamo appunto a Budusò, dove pensiamo di chiudere in giornata. Senta, queste zone perché? Perché sono le zone che hanno, diciamo, le migliori sughere o... Sì, o sono cosa? Le zone che hanno la maggior densità di sughere, quindi sono i boschi di sughera più pregiati della Sardegna. Sì. Le sugherette di Fiorentini, come le sugherette di Ala di Sardi, come le sugherette di Budusò e di Nuoro Rune. Quindi sono quelle maggiormente dense e quelle che producono anche il sughero di maggior pregio. Ci troviamo ora insieme al dottor Ruglio nell'hangar che ospita il prodotto vero e proprio, quindi il bacillus che poi gli elicotteri caricano e che poi irrorano sulle sugherette. Quindi questo prodotto, dottor Ruglio, da dove arriva? Il prodotto arriva dall'America. È prodotto in America e viene gestito da una filiale italiana della Sumitomo, che ci fornisce appunto il prodotto. Opa. È un prodotto, appunto, come abbiamo detto prima, il Fourier 76B. Andiamo a inquadrarlo da vicino. È un prodotto biologico. E questo è molto importante sottolinearlo, perché dobbiamo ribadirlo sempre, qui sì, chimica non ce n'è, insomma. Altrimenti non sarebbe possibile, perché comunque l'autorizzazione ministeriale in deroga viene data solo per... Ecco, perché voi prodotto. Siete con l'autorizzazione ministeriale in deroga... Per l'utilizzo di questo prodotto sulle... Perché gli elicotteri non possono fare questo tipo di lavoro diversamente. Ecco, questa è l'areale di Budusò, dottor Ruglio. Sì. Dove state operando stamattina. Sì, questi sono 4.400 ettari di sugheretta. Complessivamente quanti erano i sugheretti? 29.000 ettari. 29.000. In realtà dovevano essere un po' di più, ma poi è un discorso legato un po' al budget a disposizione. Sì.
Ecco, quindi dottor Ruglio, adesso praticamente l'elicotterista si è alzato per l'ultimo volo. Sì, questo è l'ultimo per volo. Questa stagione. Sì, sì, è previsto. Fa gli ultimi 550 litri, perché abbiamo raccolto anche il liquido delle manichette, quindi farà circa 220 ettari. E poi è finito. E poi abbiamo finito per quest'anno, iniziano adesso i controlli post trattamento per vedere la mortalità in campo e la mortalità in laboratorio. E per poi si riprende per la lavatura ad ottobre. Sì, ad ottobre il corpo forestale poi farà i controlli per quanto riguarda le levature e quindi niente, sulla base di quello, sulla base dei rilievi delle defogliazioni che si avranno adesso nel periodo di giugno, fine giugno, individueremo le zone da trattare l'anno prossimo. Certo, lo dovevamo precisare prima, non l'abbiamo fatto, dottor Ruglio. Questo progetto, diciamo, questa operazione, questo lavoro riguarda vari enti, insomma, oltre l'Agris come dipartimento, che è interessato con quali servizi? Beh sì, l'Agris, come diciamo, l'Agris, l'ex stazione sperimentale del sughero, è interessata con i due settori, il settore di difesa delle piante e il settore della sughericoltura. Tutto il personale impegnato al completo, sì. A partire dai rilievi pre-trattamento, gestisce tutta la parte del trattamento, i rilievi post-trattamento, oltre che la parte amministrativa, quindi abbiamo anche gli amministrativi che sono impegnati in toto per questo progetto. Collabora con lui il corpo forestale, che fa i rilievi sulle ovature nel mese di ottobre, e poi collabora con noi anche per la stesura della cartografia definitiva e collabora comunque per tutte le attività di campo. L'altro ente interessato è Forestas, che ci dà il supporto tecnico con le autobotti e gli operai. E poi c'è l'Università di Sassari, che lo ricordavamo. L'Università di Sassari è una collaborazione scientifica, sì, di altissimo livello, logicamente, certo, con la quale ci interfacciamo per esaminare tutti i dati scientifici che raccogliamo in campo. Loro raccolgono anche da parte loro una parte dei dati. Perfetto. Questo che vedete inquadrato è l'elicottero della Starwork, l'altra società insieme all'Air Green che sta facendo il trattamento sull'alimante, sulle sugherette. Ecco, su questo elicottero adesso ci salirò anch'io per fare un tour panoramico. Praticamente il mezzo ha già finito il suo lavoro, l'ha finito per l'intera stagione e quindi il pilota è stato così gentile da darci questa opportunità di fare anche delle riprese dall'alto, che tra un po' vedrete. Ed eccoci a bordo dell'elicottero insieme a Luca. Insieme a Luca, che è uno degli elicotteristi che hanno finito il trattamento. Adesso ci sta portando Luca per questo breve giro, insomma, questo breve tour panoramico. Tu il tuo lavoro l'hai già finito per oggi. Ricordiamo che sei della Starwork, quindi l'altra società che in qualche modo collabora insieme all'Air Green nel trattamento delle sugherette. Sì, confermo, siamo due ditte, entrambi piemontesi. Abbiamo diviso i lotti equamente, il collega adesso finirà la sua parte, noi faremo un piccolo sorvolo dell'area che ho trattato dall'alto e purtroppo i risultati non se ne vedono, occhio nudo. Non si possono vedere. No, al momento no, perché è appena distribuito, quindi. Certo.